la passione che io ho su questa vettura non è dovuta al valore in sé dell'oggetto o alla sua rarità o alla storia della vettura, ma è semplicemente che quando io mi chiudo lo sportello della macchina, entro in un mondo mio, mi isolo da tutto il resto e parto in un contesto che va fuori del tempo. Per me è una valvola di sfogo che mi dà delle emozioni che faccio fatica anche a descrivere, insomma. È una cosa che è talmente intima che è quasi solo mia. Chiamo Filippo Montini, classe 1976, e ho la passione da sempre per le Alfa Romeo degli anni 60 e sono da circa 10 anni proprietario dell'Alfa Romeo Giulia GTA, dove GTA sta per Gran Turismo Alleggerita. Non è la prima nostra macchina perché il mio amore per queste vetture parte da lontano. Mio nonno era operaio collaudatore alla Benelli Moto. Mio padre comunque ha sempre lavorato sulle macchine un po' per passione, un po' per lavoro, e quindi in casa si è sempre rispirato il motorismo, sia inerente alle macchine sia inerente alle moto. All'età di 8 anni, in un piccolo campo d'aviazione, ho visto una Giulia. Rimasi folgorato da quella macchina e da lì mi è nato un qualcosa dentro che non so nemmeno spiegare. Ed è stata una cosa un po' particolare perché abbiamo conosciuto il proprietario di questa macchina e ci ha ispirato subito una grande fiducia ed è nata un rapporto d'amicizia che dura ancora oggi. Stavamo seguendo un restauro di una macchina, avevamo delle difficoltà. Questa persona, il vecchio proprietario della GTA, è scesa da Brescia giù a Pesaro solo per il piacere di conoscerci. Siamo andati a pranzo insieme, parlando di quello che era la mia passione, delle macchine che avevo, delle macchine che mi piacevano, delle macchine che aveva e che ha ancora Angelo. Se ne esce fuori dicendo: io ho una GTA smontata da 10 anni e non ho tempo di rimetterla a posto. E allora mio padre dice: vabbè, vorrà dire che il lavoro che non hai voglia di fare te lo farò io. Abbiamo fatto un acquisto un po' pazzo, a scatola chiusa, senza pensare a quello che andavamo incontro, senza pensare ai rischi che si potevano trovare su una macchina del genere. Siamo andati ovviamente a vedere la macchina, tutto quello che ci era stato raccontato da questo signore corrispondeva a verità e quindi da lì abbiamo iniziato a mettere tutti i vari pezzi, a catalogarli dentro delle casse di legno, abbiamo portato tutto a casa e piano piano, come un piccolo puzzle, siamo riusciti a ricostruire tutta la macchina. E ovviamente è un lavoro che è durato 3 anni. È stato coronato questo lavoro della certificazione sia del Rear sia del compianto Maurizio Tabucchi, che è una persona che ha scritto libri su questa vettura, che purtroppo è scomparso recentemente.
caratteristica principale della GTA è la sua carrozzeria interamente in alluminio rivettata, e ovviamente tutto questo per guadagnare in termini di peso. E in pratica si ottengono circa 200 kg in meno rispetto alla versione in acciaio, che sono le versioni praticamente comuni. La macchina viene ulteriormente alleggerita con dei cerchi in magnesio. Inoltre viene potenziato il motore con la caratteristica accensione a doppia, quella che attualmente viene conosciuta come Twin Spark, ovvero con due candele per cilindro. Nella configurazione stradale sviluppa 115 cavalli, ma la mia vettura ne sviluppa circa 160, perché è una vettura praticamente modello corsa. La mia, essendo inoltre un guida destra, fa parte del lotto di circa 49 vetture costruite a Udine dall'Autodelta, che nascevano già con queste caratteristiche per avere un livello superiore di prestazioni. Poi ovviamente il restauro è andato avanti per 2 o 3 anni, e nel restauro lui ha avuto un ruolo molto importante, perché tutta la parte meccanica l'ha seguita lui e Angelo, e di conseguenza ci siamo visti e sentiti tante volte, ma ci sentiamo abitualmente perché comunque c'è un rapporto d'amicizia. E la prima cosa che quando ci sentiamo al telefono non è che mi chiede come stai, ma mi dice: ma da quant'è che non sali più sulla GTA? Credo che anche lui sia contento, perché comunque è andato a finire in buone mani, e anche se a tutti gli effetti è la mia, è ancora un po' sua, insomma. È una macchina che rimarrà sempre con me.